Luca Tencati, domenica scontro al vertice, possiamo dirlo, big match, Piacenza quarta contro Modena, che partita vi aspettate? Sì, un big match un po' a sorpresa, non tanto per Modena che si sapeva sarebbe stata sicuramente nelle prime posizioni. Siamo un po' una sorpresa noi, insomma, siamo avanti in classifica, aspettiamo un po' il risultato di stasera di Perugia, però insomma è una partita che se in ogni caso sarebbe stata bella da giocare, domenica lo sarà ancora di più, insomma, non abbiamo niente da perdere, nel senso che giochiamo contro una grande squadra, questo non vuol dire che dobbiamo andare rassegnati, ma sicuramente andremo carichi, sapendo che è un'altra occasione importante per noi per poter provare a fare un grande risultato come quello di Trento, che vediamo che entusiasmo ha portato in tutto l'ambiente. Modena ha la miglior battuta del campionato, voi avete la migliore ricezione. Secondo te si giocherà su questi due aspetti la partita? Ma non solo, no, no. Modena fa molto bene la battuta e tante altre cose bene, noi facciamo molto bene la ricezione e tante altre cose bene, quindi ce la giocheremo su tanti fondamentali, sicuramente arginare un po' la loro battuta o sperare, che insomma sappiamo tutti che la battuta è un fondamentale anche un po' che va aggiornata, speriamo che non trovi proprio la giornata in cui tutti i cinque battitori potenti che hanno li imbrocchino, sarà veramente dura giocare, però se non è così è una squadra con cui si può giocare. Voi che momento state attraversando? Avete giocato una grande partita contro Trento, 3 giorni dopo una partita un pochino meno brillante contro Padova, ma è fondamentale quando non si gioca bene riuscire a vincere. Noi giochiamo per vincere, insomma, sono mica di precampionato in cui si guarda il gioco, le cose che funzionano e che non funzionano. Noi giochiamo per vincere, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo partite ogni 3 giorni. Siamo stati bravi a non fare a Padova quello che abbiamo fatto a Vibo 2 settimane fa. Insomma, preso un pochino, non dico sotto gamba, però con tutte le difficoltà del caso, viaggi, trasferta, poco riposo. Sappiamo com'è andata. A Padova siamo stati bravi, concentrati dall'inizio alla fine, abbiamo giocato bene i momenti che contano, che sono quelli dopo il 20, quindi dobbiamo essere contenti e basta. Questa squadra secondo te dove può arrivare? Non lo sappiamo, ripeto, forse non pensavamo di essere in questa posizione adesso, però questo non ci deve far pensare di porci chissà quali obiettivi, deve essere la conferma che comunque siamo una buona squadra. Abbiamo incontrato qualche difficoltà iniziale, dovuto per qualche infortunio, per il caso Marshall, però insomma, ne siamo usciti bene, vediamo un po' come evolverà anche la stagione, nel senso, boh, se dovesse arrivare qualche sorpresina per il fatto di Leo, sicuramente potrebbe darci un'altra spinta. Se no, insomma, abbiamo visto che possiamo giocare bene a pallavolo e possiamo puntare sicuramente a quelle posizioni che ci eravamo posti un po' a inizio stagione, vuol dire arrivare nelle 5-6, insomma, della regular season per poi andare a giocare un buon playoff. E a livello personale, che giudizio dai di questa tua prima parte di stagione? In estate non eri dato fra i titolari, poi per vari motivi stai giocando tantissimo e stai giocando anche bene. È un po' meglio le ultime partite, ho fatto un po' fatica all'inizio, sì, anche è vero che non pensavo di dover giocare così tanto, mi dispiace perché comunque vedere Victor fuori piange un po' il cuore a tutti, soprattutto a noi che lo conosciamo e sappiamo quanto vale. Ci siamo trovati in questa situazione, insomma, dai, sto cercando di fare il meglio possibile nei fondamentali in cui riesco un po' meglio, naturalmente non posso pensare di sostituire Victor per altre caratteristiche, però insomma, mi fa piacere che comunque siamo riusciti lo stesso a fare questa serie di vittorie anche con questa formazione un po' diversa, spero di dare sempre di più il mio contributo, insomma.